Bonjour ragazzi, bonjour dall'Olanda, come sapete sono da The Melzebix, se mi seguite su Instagram sapete sempre tutte le mie vicissitudini e i miei spostamenti perché vi aggiorno sempre tantissimo e sulle stories di YouTube anche. Anche oggi inizio questo vlog dal lettone, però appunto questa volta a casa di The Melza. Allora ragazzi, fuori c'è un tempo, c'è una specie di tromba d'aria, non ho ben capito, comunque il tempo è qualcosa di allucinante e io teoricamente sarei dovuta venire oggi e però ho visto che il volo che avevo inizialmente prenotato l'hanno cancellato, quindi per fortuna ho anticipato di 2 giorni l'arrivo qui in Olanda, altrimenti mi avrebbero cancellato il volo e non ci sarei venuta proprio perché il tempo, boh, vabbè, da qua non riuscite a vedere granché, se non forse qualche gocciolina di pioggia, e riuscite a vedere che comunque la finestra è bagnata, però ragazzi c'è un vento fortissimo, lo sento fischiare, cosa che mi capita di solito a Trieste, di sentire a Trieste, perché con la bora che abbiamo noi veramente non c'è nulla da invidiare a questo vento qui, però volare con questo tempo, specialmente per me che ho comunque paura e non sono proprio tranquillissima sull'aereo, non sarebbe stato proprio ideale, quindi sono molto felice di aver anticipato il mio arrivo di 2 giorni. Oggi è domenica e non so bene che cosa faremo, in realtà volevamo uscire e fare un po' di shopping, anche perché come ben sapete io ho molto presto un viaggio super emozionante e infatti vi ho chiesto anche aiuto sulle cosine da comprare su Instagram e vi avete aiutato tantissimo a scegliere, quindi grazie mille a tutti voi che avete partecipato al mio sondaggio. Seguitemi su Instagram perché ne farò assolutamente altri, ho sempre bisogno del vostro aiuto sulle scelte, specialmente nello shopping, grazie, mi aiutate tantissimo. E volevamo appunto andare qui da Decathlon, hanno anche loro Decathlon uguale come noi, volevamo andare da Decathlon che non è lontanissimo per appunto andare a vedere qualche cosina per il viaggio. Però con questo tempo non so nemmeno se usciremo di casa, perché lo scorso weekend c'era un uragano, addirittura gli avevano dato il nome, che è passato di qua per i Paesi Bassi, e oggi è questo weekend invece mi sa che è un po' meno grave rispetto allo scorso weekend, quindi venti un pochino meno forti e pioggia un pochino di meno, però lo scorso weekend il vento è arrivato a 140 km/h, quindi se un po' meglio questa settimana non sarà comunque tanto meglio, perché lo sento molto forte questo vento, quindi dovrebbe esserci proprio una specie di non lo so, codice rosso per oggi qui e non so nemmeno se possiamo uscire oppure no. Questa era la nostra idea iniziale, poi in realtà volevo anche andare da Mac, che ogni tanto dico Mac, ogni tanto dico Mac, così come mi capita, volevo andare a vedere se c'è qualche rossetto interessante, perché ho visto che qui hanno rossetti che noi non abbiamo più, tipo il Love You Back che The Melza è andata a ricomprarmi, adesso ne ho 2 nuovi, sono troppo felice, anzi oggi voglio indossarlo. E poi ce ne staremo naturalmente a giocare alla PlayStation ragazzi, perché abbiamo un gioco nuovo che è The Blair Witch Project. Allora, abbiamo iniziato da poco a giocarlo, non fa paurissima, però certe scene te la fanno fare sotto. Quindi magari dopo giocheremo anche assieme, vi farò vedere un po' del gioco, naturalmente senza spoilers. E basta, adesso invece devo alzarmi, fare colazioncina e farmi una doccia. Quindi, buona giornata, adesso mi alzo. Devo alzarmi, mi mancano i gattoni ragazzi, quanto mi mancano i gattoni, gatto Denver, gatto Stellina, ma sappiate che c'è mia mamma e mio papà con loro, cioè c'è sempre qualcuno, quindi non vi preoccupate per loro. Gatto Denver sta bene, volevo anche tranquillizzarvi su questo. Comunque volevo farvi sapere che anche se sono qui in Olanda ho tutta intenzione di caricare comunque video dal lunedì al venerdì, forse ne salterò magari uno o due, ma vi avviserò per tempo sia sulle storie qui che su Instagram, magari anche nei video, appunto per farvi sapere se potete aspettarvi un nuovo video o no. Lo sapete che quando sono in vacanza cerco sempre comunque di caricare video dal lunedì al venerdì senza saltarne uno, ma è anche possibile perché per esempio martedì ha un'operazione e io vado con lei in ospedale, niente di troppo preoccupante, non voglio che stiate in ansia, però martedì sarò con lei lì, quindi non so quanto tempo ci impieghiamo, quindi non so per esempio se riuscirò a lavorare su un video eccetera, ma ve lo dicevo che è un momento particolare per The Melza.
in realtà per tutte e due, però la salute è la cosa più importante e quindi voglio esserle vicino in questo momento. Martedì non so quanto tempo perderò, se riuscirò a lavorare oppure no, ma appunto per me è importante stare vicino in questo momento, quindi vi farò comunque sapere. E adesso basta, Nicole, smettila, che io chiacchiero, proprio chiacchiererei fino a domani pur di non alzarmi dal letto, quindi mi sa che è ora, ragazzi, che è ora di alzarsi dal letto. E guardate che roba fuori, cioè... Sì, direi che il tempo è parecchio tremendo. In Italia invece mi hanno detto che c'è il sole in questo momento, almeno a Trieste c'è il sole, qui il diluvio. Qui ho intravisto un gatto che si mimetizza, un gatto Maika, un gatto Maika. Ciao gatto Maika, lui è sempre super affettuoso e si lascia dare le coccole, a differenza di suo fratellino Milo, perché il suo fratellino Milo in realtà non mi calcola, lui invece... Si lascia sempre accarezzare. Piccolo gattino, sei tutto bianco, no, sei metà bianco e metà arancione. Si mimetizza, adora questa coperta. Vabbè, il tempo fuori, ragazzi, non accenna a migliorare e dicono stia peggiorando. E guardate che meraviglia la mia colazione. De Melza ha fatto i croissant, li ha fatti proprio lei, cioè ha comprato l'impasto e li ha fatti lei. E guardate la forma perfetta di questi croissant. Vabbè, tre sono decisamente troppi. Sono stra buoni. E poi abbiamo la marmellata, ragazzi, di fragole. Questa è buonissimissimissimissimissima. Hartbeien vuol dire appunto fragole. E poi abbiamo il latte di mandorla. Questo mi piace un sacco che hanno loro, perché ha un sapore molto naturale, non di tostato, quindi è super super leggero, ricco di vitamine e 100% vegetale. E poi ho anche la spremuta d'arancia fresca e poi un po' di frutta. Buon appetito. Ok ragazzi, ho fatto la doccia, ho lavato anche i capelli e ovviamente poi li ho asciugati. Vado a legarli perché adesso farò una maschera per capelli. Ovviamente sono in bagno, quindi no, non sono nudo, ci tengo a precisarlo. Sono in bagno, scusatemi se c'è un audio un po' strano, un eco un pochino, perché mi sa che sento un po' di eco qui, quindi perdonatemi per l'audio. Sto prendendo una maschera viso nuovissima che voglio provare, che è questa di Foreo, è la Intensive Caviar Fusion ed è a step e si trova in esclusiva soltanto su Luisa Via Roma. E questa è la maschera, che sarebbe lo step 1, la Caviar Youth Renewal Mask, e poi c'è lo step 2, che è questo 24K Gold Serum, quindi siero con oro 24 carati, che lo sappiamo per la skincare è un toccasana. Sono stracuriosa di provare questa maschera, ne ho sentito parlare tantissimo e in più la mia pelle ne ha bisogno, perché ogni qualvolta volo, quindi quando sono stata in aereo, la mia pelle si asciuga tantissimo, forse per via del sistema di areazione che hanno ovviamente negli aerei, però la mia pelle diventa sempre super 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 secca. E quindi mi sono portata dietro UFO di Foreo, perché sapevo avrei avuto bisogno di una maschera per il viso buona, intensiva, che idrati per bene la mia pelle, e in compenso con UFO è velocissimo. Comunque, se seguite i miei video sicuramente conoscete UFO. Io lo amo perché mi permette di fare una maschera completa per il viso, che di solito stanno in posa 20-30 minuti le maschere per il viso, un po' di meno, un po' di più. Con questo in 90 secondi ho invece un trattamento viso completo di altissima qualità, perché lo sappiamo, i dispositivi Foreo sono unici nel loro genere. Certo, hanno un costo, diciamo, un pochino elevato, ma ragazzi, sono dei veri e propri gioielli della tecnologia, ed è per questo che credo moltissimo in questo brand, perché con tutti i prodotti che ho del brand, e sono davvero tanti, mi trovo sempre sempre benissimo, e sono i prodotti che poi io anche a telecamere spente uso nella mia routine quotidiana o settimanale, poi dipende ovviamente dal prodotto. Per quanto riguarda UFO, di solito lo uso una volta a settimana, una o due volte a settimana, dipende un po' dal periodo, se la mia pelle è molto secca oppure no. Oggi ragazzi la sento proprio che mi tira qui, qui e sulla fronte, quindi devo sbrigarmi, perché ho sempre questa sensazione che se sento la pelle che mi tira, ci sono le rughe che si stanno formando, quindi non mi piace come sensazione.
Eccola qui la Intensive Caviar Fusion, lo step 1 della nostra routine di oggi. Qui il nostro UFO, andiamo semplicemente, ho già tolto l'anello che era posizionato e posizionato sulla maschera, andiamo semplicemente ad inserire la maschera. Eccola qui, è prontissima e ha un profumo, ragazzi. Buonissimo. Come al solito vado ad attivare la mia maschera con l'app di Foreo, è semplicissimo. Eccolo qui il nostro UFO, clicchiamo su Start. Andiamo a scannerizzare il codice barre sulla nostra maschera in modo che l'app possa riconoscere quale maschera stiamo andando ad utilizzare in modo da rendere la skincare più personalizzata possibile, appunto. Ok, adesso il nostro UFO. Eccolo qua, è prontissimo per l'uso. E poi è semplicissimo, basta andare ad applicare la nostra maschera su tutto il viso. È super piacevole perché è caldo in questo momento. Applico la maschera sempre, sempre ragazzi, anche sul collo e sul décolleté. Importantissimo, mi raccomando, idratare anche questa zona. E poi torno sul viso e mi concentro sulle zone che più sono secche in questo momento. Ok, la luce sta cambiando, quindi sta iniziando un altro step della skincare. L'app ti dice esattamente che questo è il Green più Cooling più T-Sonic, quindi adesso infatti lo sento già un pochino meno caldo e c'è anche la tecnologia T-Sonic che fa in modo che la maschera penetri al meglio all'interno della. Il trattamento sta per concludersi, dice la mia app e mi dice anche di rilassarmi e sentirmi rinfrescata ed idratata perché tra un po' il trattamento finirà. Quindi mi godo gli ultimi secondi. Ok, trattamento finito, finalmente sento la pelle di nuovo, ragazzi, elastica. Era super 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 secca, poi mi piace sempre massaggiarla un po' all'interno della pelle, specialmente sulle guance, su questa zona qui attorno alle labbra. Adesso vado semplicemente a risciacquare Foreo con dell'acqua tiepida, è assolutamente impermeabile, 100% waterproof, quindi si lava con molta facilità. Passiamo allo step 2, andiamo ad applicare il nostro siero con oro 24 carati. Ragazzi, no vabbè, ci sono proprio, no, probabilmente non riuscirete a vederli, ma ci sono proprio i flakes dorati all'interno, qualche goccia sulle mani, eccoci qua ragazzi, e poi andare, wow, a picchiettarlo sulla pelle, ovviamente non dimentichiamoci mai col décolleté. Opinioni, allora la maschera mi è piaciuta molto, non era troppo idratante, non era oleosa quindi anche per le pelli miste va benissimo, mi ha idratato bene la pelle senza renderla lucida e questo siero anche ragazzi è ottimo perché mi sembra che sia abbastanza, che si assorba abbastanza in fretta nella pelle, quello che posso dirvi per sicurezza, in tutta sicurezza, è che non mi ha fatto assolutamente nessun problema sulla mia pelle super delicata, che altrimenti in questo momento sarebbe già rosso fuoco. Quindi, skincare fatta, ragazzi, adesso passiamo al trucco. Voglio farvi vedere anche i trucchi che mi sono portata nel frattempo, sia il beauty case dei trucchi che quello dei pennelli. Questo è quello dei pennelli e questo è quello dei trucchi. Non è bellissimo? Questo orsacchiotto peluscioso azzurro, bellissimo. Anche questa però di NYX è molto carina, rosa con tutti questi glitter. Faccio vedere subito. Allora, vabbè, naturalmente beauty blender immancabile, devo lavarla. Poi fondotinta, mi sono portata quello di Diego Dalla Palma, sapete che amo questo fondotinta. Rossetti ho portato, allora, questo rossetto liquido retro matte di MAC, si chiama Burnt Spice, probabilmente non riuscirò a metterlo a fuoco. Poi cipria in polvere libera di Mesauda. Poi palettina, questa è ottima per viaggiare, piccolina, ma ha tutti i colori che mi servono sostanzialmente. Questa è di Dior ed è la Dior Studio, no, Dior Backstage Eye Palette. Poi mi sono portata la Magical Holiday Palette di Kiko per illuminante, terra e blush.
Eccoci. E poi, allora, ho portato il, beh, vabbè, naturalmente il The Pore Professional Primer di Benefit, questa è la versione Pearl. Altro rossetto che ho portato, non devo neanche controllare il colore perché, a parte che è tutto sporco di matita, sorvoliamo, è il Back Talk di Urban Decay. E, questa è la versione liquida, mi piace tantissimo anche la versione in stick. Poi mascara, ho portato questo di NARS Climax ed è piccolino da viaggio. Ho portato anche un rossetto rosso, stavolta il Velvet Lips, rossetto liquido opaco di Wycon. E poi che cos'altro ho portato? Allora, ho portato matita sopracciglia, ho portato questa di Wycon che mi auguro davvero sia del colore giusto per me. Poi Victoria Beckham matita occhi e poi eyeliner Disco Epic Ink Liner di NYX. E correttore invece Bye Bye Under Eye. Mi sto rendendo conto in questo momento che non ho portato lo spray fissante, ma sapete che cosa vi dico ragazzi? Andremo nella stanza di Demelza e andrò a fregarle lo spray fissante, non solo oggi ma anche fino a quando rimango, perché come faccio senza? Poi ci sono i miei due nuovi rossetti Love You Back. Come sapete avevo questo rossetto, lo adoravo, l'ho perso e Demelza me ne ha presi altri due perché da noi non si trovavano, invece qui da lei in Olanda sì. Quindi indosserò assolutamente ragazzi il mio amatissimo Love You Back oggi. Trucco completato ragazzi, ho fatto uno smoky leggero sugli occhi, tanto mascara, anche se quello di NARS devo dirvi non mi è piaciuto tantissimo, non volumizza tanto e ha sbavato un po', quindi è un po' un nì, ma sono super contenta perché sto indossando di nuovo il Love You Back di MAC. Amo troppo questo rossetto ragazzi, è il perfetto nude rosato, vabbè che con la luce, a seconda della luce poi cambia anche il colore, però io lo adoro troppo. E alla fine la matita di Wycon come colore direi che è anche abbastanza giusto. Che cosa ne dite? A me sembra perfetto, devo dire, come colore, quindi ho fatto bene a portare quella. In realtà nel frattempo ragazzi, allora, a parte che si sta facendo buio, ma il tempo è peggiorato e praticamente non ci conviene uscire di casa perché nemmeno con l'ombrello potremmo proteggerci da tutta la pioggia che c'è e dal fortissimo vento, quindi oggi è un po' girl night perché Vic è andato a fare climbing, ovviamente al chiuso, e noi invece siamo da sole a casa e ordineremo sushi e poi giocheremo ai videogame. Volevamo andare a mangiare fuori però appunto non è proprio il caso, io vabbè mi sono truccata per niente ragazzi, ma chi se ne frega, almeno sono perfetta anche sei in casa più che altro per voi a questo punto. Hi Demelza. Hi. Stiamo decidendo da quale ristorante ordinare il nostro sushi. Lì c'è Maika. Gatto Maika? Nope. Eccolo, così riuscite a vederlo. Gatto Milo? Nope. Passeggia? Nope. Gatto Milo? Gatto Milo? Gatto Milo? No grazie, no grazie, come accettate le tue coccole? Ma ah, mi pruda il piede, vabbè, Gatto Milo non mi caga come al solito. Gatto Maika, sì, ma a distanza, bene, vedo che le cose non cambiano. E ordineremo da questo ristorante che si chiama I Love Sushi e sto un po' vedendo le cosine che hanno, che posso prendere. Tra l'altro potete farvi anche un'idea voi se siete interessati a sapere che cosa c'è nei ristoranti di sushi, insomma, giapponesi ad Alkmaar o comunque in Olanda. Allora, ci sono i gamberi in tempura che sono molto buoni. Vabbè, le box di solito le lascio perdere. No, vabbè, hanno fatto anche la box di San Valentino, Valentine's box. Ah. Ok, ma chi vediamo. Ok, allora prenderemo, io direi 4 nigiri. Ok, ho preso la Socevic concert. Allora, ho preso 4 nigiri al salmone e poi non ho idea di che cosa sia questo, ragazzi, se lo sapete scrivetemelo. Do you know what this is? I have no idea. Kokil, is in Dutch? No. Ok, non abbiamo idea di che cosa sia e non è scritto in olandese. Ok, prenderemo anche 6 pezzi di sake maki, quindi maki al salmone. Then here's your favorite. What's my favorite? With the kyoka. Disgusting. Che schifo, cetriolo no, cetriolo no. Presa anche una porzione di edamame, che mi piace sempre iniziare dagli edamame come antipasto quando ordino sushi o comunque vado al giapponese.
Poi hanno... Did you get no, the lumpias? No, get them for me, please. Spring rolls. All right, done. Questi sono per De Mesa, abbiamo preso gli spring rolls, cioè gli involtini primavera, che le piacciono moltissimo. Qui poi ci sono i temaki, mi sa che si chiamano questi. E poi prenderò anche questi tempura e b-roll, cioè i roll con il gambero fritto, poi c'è sesamo, maionese ed avocado. You like avocado? Ok, yes. I like avocado. It's green. I know, but it's healthy. Only sushi. E De Mesa sembra molto strano che io mangi l'avocado, perché ovviamente è una cosa che fa bene, perché è verde, ok. But avocado I eat. Avocado. Wow. I eat. Only with sushi. I've never seen you eat avocado. No? It's always autoctono with everything. No, usually. Yeah, with the cucumber, but everything. Assolutamente, green il cetriolo like... si toglie, ragazzi, se c'è. Cioè, se lo trovo lo tolgo, però l'avocado lo mangio. Avocado I like. I never tried avocado toast, though. Maybe, yeah. I'm not sure if maybe I like it's too much green. Yes, but in a sushi roll I will eat it. Nel sushi lo mangio. Nice. Non ho mai provato proprio l'avocado toast, lì si sente secondo me molto di più il sapore, però nel sushi lo mangio, mi piace. I think it is one crispy. The sake is you have six. One six? Time. Oh yes, the okay. The salmon one, then all right. Sake preso one. Preso 6 lire, ragazzi, così. And then the Melza doesn't believe I will finish everything, but hey, non ci crede che mangerò tutto. Well, you finish your food, but then a day later. Yeah. You always order too much. Sì, perché io ordino sempre troppa roba e poi non la finisco, ma la finisco il giorno dopo, quindi I finish it tomorrow. Yeah, you don't throw food away, you do no, finish non it, non butto mai via il cibo, lo finisco you magari you always dopo. Order too much. Yeah. Always. True. Ordino sempre troppa roba. Però ragazzi, ho sempre questa idea che è meglio troppo che troppo poco, capito? Piuttosto avanza e mangio domani piuttosto che restare con la fame, giusto, no? Food is here. È arrivata la cena, ragazzi. Questa intanto è la porzione di edamame, che è gigantissima. Yours. Thank you, babe. Poi c'è il mio roll. Questo mi sa che è quello con, sì, il gambero in tempura. I don't like this. I know. That's why it's questa salsa io non la mangio, sì, disgusting. Poi, ah sì, qui ci sono gli spring rolls, gli involtini primavera. Che carino poi questo packaging. Everything is for you. Thank here you. You io come sto, oh my gosh. Here you this go. Is gigantic. Thank you. Miei nigiri. I told you you were ordering too much. Non pensavo che mi dessero 8 pezzi di roll. Comunque guardate che carino il packaging. I love sushi. Ok, this is it, right? No. Ho preso altro. Ok. I have something to eat. This is for me. And then this is... We can share the edamame. Yes. Oh, poi ci sono ancora i maki. Here's okay. Do we have soy sauce? Yes. Soy sauce. Thank you. Salsa di soia. Soy sauce. Oh, nice. And then... All for me. Chopsticks. A De Mesa non piace. Thank you. Che carini. Eccoli il mio roll. Gnam. Questo ha tipo i cornflakes fritti sopra la tempura, il roll con il gambero, i nigiri al salmone, gli edamame, i maki con salmone, cetriolo e avocado, involtini primavera e altri maki e nigiri. Ragazzi, nuovo gelato preferito, il Caramel Sutra Core di Ben & Jerry's, è fantastico. Vaniglia, mi sa che è vaniglia, is it vanilla? No, chocolate and caramel ice creams, quindi cioccolato al caramello, cioè gelato al cioccolato e al caramello con pezzettini di cioccolato, sono tipo dei cioccolatini all'interno e un cuore di caramello, ragazzi, è la fine del mondo, se avete possibilità provatelo. It is time for the Blair Witch on PlayStation 4 and Nicole is ready. I am, guys. I hope so. Another picture of a missing child. Creepy. Stiamo giocando appunto a Blair Witch, ragazzi. Se avete visto il film Blair Witch Project, pensavamo fosse super pauroso, per adesso è molto inquietante, però non fa paurissima, ma è decisamente un gioco che ci sta piacendo. Siamo in questa foresta, ovviamente ci siamo persi, siamo con il nostro cane, stiamo cercando un bambino scomparso, ma nel frattempo ci siamo praticamente persi anche noi e continuiamo a vedere delle cose strane nella foresta e una specie di apparizione che dobbiamo combattere a volte, super spaventosa, e il nostro cane ci aiuta
appunto a muoverci in questa foresta. Stiamo trovando un sacco di cose stranissime, quindi se vi piacciono gli horror, ragazzi, questo è sicuramente consigliato. Oh, è spuntata una di queste figure che dobbiamo combattere. Io non ce la facevo, quindi ho passato il turno a Demelza, ma ero già ferita in realtà. Bisogna praticamente puntare la luce addosso a questa figura, a questo spettro. Però è difficilissimo perché non si vede. No, siamo morti, ok, vabbè. Mia family, sono tornata in camera. Abbiamo giocato a Blair Witch fino a tardissimo. Ma devo dire che all'inizio era un pochino più noiosetto, così c'era più molto da esplorare, scoprire. Dopodiché è iniziato ad essere più pauroso. Quindi siamo proprio nella parte in cui inizia ad essere più pauroso. È uscito da poco questo gioco e ve lo super super consiglio, appunto, se siete amanti del genere horror eccetera. Peccato che non sia in VR, ma comunque una figata. Penso siamo arrivati circa a metà. Anzi, è meglio che inizio a parlare un pochino più sottovoce, perché mi sa che adesso Vic è tornato a casa, adesso andranno nanna, quindi parliamo un po' più piano, ragazzi, così non li disturbiamo. Vabbè che sono al piano di sotto, però comunque. Volevo comunque appunto parlarvi di una cosa che metterò nel titolo, quindi probabilmente quando mi vedrete in questo momento già saprete appunto dal titolo. Quindi è vero, sono single, probabilmente non è una sorpresa per voi più di tanto, perché comunque già vi avevo raccontato che era un periodo che le cose non andavano, quindi sono contenta almeno di avervi reso comunque partecipi sia del bene che nel male, cioè sia delle cose belle che quelle un pochino meno belle della mia vita. Quindi anche in questo caso ci tenevo a rendervi partecipi. Ho la batteria che mi si sta scaricando, ok? Ci tenevo a farvelo sapere, perché appunto ci tengo a rendervi sempre, cioè a tenervi comunque aggiornati sulla mia vita, perché vi sento vicini e quindi è giusto appunto che lo sappiate. Ovviamente ricordatevi che per voi, cioè voi guardate la mia vita, io invece la vivo, quindi per me non è sempre facile parlare di quello che mi succede nella vita, però visto che voglio condividere la mia vita, voglio condividere tutto, e quindi sì, volevo anche questa volta insomma parlarvi dal cuore, come avrei parlato ad un'amica. So che vi preoccupate tantissimo per me, quindi voglio farvi sapere che sto bene, che sto organizzando i miei prossimi viaggi, che sono felice. Adesso vabbè, sono da Demelza, quindi voglio solo farvi sapere appunto che sono felice, e quindi penso che questa sia la cosa più importante. E voglio ringraziarvi perché mi state sempre vicino. Alla fine sono 10 anni che nella mia vita un sacco di cose sono cambiate, ma una costante che rimane siete voi, e quindi questa per me è una grande sicurezza, sapere di avervi comunque sempre vicino appunto nei momenti belli e in quelli un pochino meno belli della vita, che però è anche normale che ci siano, quindi fanno parte del percorso di vita. Quindi voglio, sì, volevo farvi questo insomma piccolo discorso adesso che eravamo insomma da soli, non sapevo bene quando parlarvene, quindi poi mi sono detto ok, la sera quando siamo da soli appunto qui sul lettone posso parlarvi più così, non lo so, più cuore a cuore. Scusatemi ragazzi, nel frattempo la videocamera si è spenta perché la batteria si è scaricata, io nel frattempo mi sono anche struccata, ho lasciato un po' in carica la batteria così riuscivo a filmare l'ultimo pezzettino del vlog e a salutarvi. Per me era molto importante appunto parlarvi di questo oggi, quindi sono felice di averlo fatto, sappiate che appunto è la decisione giusta per me e quindi questo è quello che conta. Vi mando un bacio grandissimo mia family, e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Good night!